ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Allora, oggi ricomincio. E sono stato assente per un po' perché ho avuto dei problemi, dovevo sistemare un po' di robe nel computer, un paio di programmi, quindi non potevo registrare in quel momento. Poi, altra roba, ho trovato un compromesso per averla 1.13, cioè ho rinunciato alla mia skin, ne avrò una predefinita delle due, o Alex o Steve, non so quale. Eccoci qua. Pronti, è il primo mondo della 1.13.1 che a breve uscirà comunque la 1.14, il nuovo snap, sono già usciti i primi snapshot. E probabilmente andremo a fare un upgrade, forse più avanti finiremo questa serie e poi faremo la serie nella 1.14. Niente, creiamo un nuovo mondo, speriamo di spawnare in un buon posto, pieno di risorse, vedere cosa c'è nei dintorni, in modo da avere già una spinta per cominciare molto bene, no? Peraltro abbiamo messo un sacco di robe nuove, sono euforica, è una roba fantastica. Ho guardato tutti i video fatti da YouTuber e ci sono di quelle robe, tra i relitti, le alghe. Eccoci qua, ragazzi. Allora, come skin mi hanno dato la skin. Ci sono, raga, ci sono già i delfini. Si vedono là in lontananza. Dietro di me. Sopra la spalla. Sopra la spalla a sinistra. Ci sono già i delfini, raga. Avete visto? È saltato fuori. No, bellissimo, raga. Dove sono? Peraltro abbiamo il nuoto veloce. I delfini! Ma ciao! Ciao! Mi ero dimenticato che hanno cambiato anche l'ossigeno, quindi qua si dura un po' meno. Dove sono i miei delfini? E i miei delfini? E i miei delfini! Ciao! Peraltro, ok, siamo nati comunque su una spiaggia, in una costa, quindi molto bene. Aspettami, è sparito il delfino. Scusate, c'è una roba che non mi torna. No, cioè siamo spawnati su un'isola. Siamo spawnati su un'isola. Un'isola deserta piena di delfini, peraltro, perché guardate, c'è ancora il delfino lì che. Guarda che bello che è il delfino. Dovremmo cercare di prenderne uno. Io prenderò un delfino, lo metterò in un acquario e farò la zona di divertimento con i delfini. Perché quando ho capito è il primo mob che interagisce con il personaggio, praticamente se gli lanci gli oggetti lui ti dovrebbe lanciare di ritorno o riportare, poi comunque ti dà una mano a trovare i relitti e i tesori che ci sono. No, siamo su un'isola, ragazzi, non c'è niente da dire, siamo su un'isola, abbiamo già dei semi e tra un po' farà buio, perché come sempre farà buio. Ragazzi, abbiamo un relitto vicino a casa. Abbiamo un relitto, abbiamo un relitto. Fum! Vola, 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 vola. Modalità sub. Eccolo qua, ragazzi. Allora, si dice che nei relitti, a quanto ho visto, ci sono due chest con dei tesori dentro. E voglio vedere, per cominciare subito, se riesco a prendere uno di questi due tesori qua. Quindi, tenendo conto che non abbiamo tanto ossigeno. Ok.
No, raga, raga, sto morendo. Allora, non sono riuscito a prendere tutto. Però adesso è troppo rischioso. Comunque cioè, c'erano tre smeraldi. Abbiamo già preso tre smeraldi. Fantastico. Devo stare attento ai nuovi mob, che sono gli annegati, che colpiscono le persone che stanno in acqua. Comunque, c'erano 13 lingotti di ferro. Delle pepite d'oro, non sono riuscito. D'oro che ho preso, 6. 6 lapislazzuli, 3 smeraldi, delle pepite di ferro, che ce n'erano altre, ma non sono mica riuscito a prenderle. È una roba fantastica. Per sicurezza, fatemi fare una roba. Non voglio magari che. Non so se spawnano nell'acqua bassa, però almeno così mi salvo un po'. Tanto entreranno di là sicuramente i mob, ma va bene lo stesso. Allora, ci prepariamo, facciamo crafting table. Ho un cuore, cosa no buona. No buona perché ovviamente abbiamo appena cominciato, però abbiamo cominciato benissimo. Abbiamo cominciato, abbiamo già un sapling che andiamo a ripiantare qua. E probabilmente facciamo una roba per sicurezza, guardate. Sicurezza, facciamo un crafting table che piazziamo qua, sbam, crafting table, facciamo una cesta, sbam, e dentro la cesta ci piazziamo i smeraldi e tutte queste cose qua, perché mi dispiacerebbe un sacco perderle, quindi i lingotti ho messi dentro. Perfetto. Poi un'altra roba fantastica, guardate, cioè noi lanciamo un oggetto in acqua. Lanciamo giù, l'oggetto galleggia. Aspettate, doveva galleggiare. Eccolo ora. Stanno tornando in superficie. È perché quando li ho tirati sono andati giù parecchio. La mia canna da zucchero. Tra l'altro saltiamo stra fuori dall'acqua quando è rimasta una canna. Bene. Facciamo un po' di scavi qua. Ci mettiamo giù un po' di semente. Poi andiamo qua, che ho visto che qua c'è tanta roccia. Se restiamo qua l'isoletta andrà via probabilmente, perché servirà. Quindi prendiamo il materiale, la pietra, ci facciamo subito una fornace e iniziamo a fare subito torce, cibo e picconi a roba in pietra. Quindi anche la spada magari sarebbe meglio, visto che ho un cuore. Ok. Ragazzi, non c'era prima la pecora? Non c'era la pecora? Quella dobbiamo tenerla come oro che ci servirà per fare come si chiamano? Peraltro un blocco di tarlo, mettiamola qua. Mi sfugge, dobbiamo fare il letto con la pecora, quindi se ne troviamo un'altra con il grano che sto producendo adesso. Proviamo a moltiplicarle e riuscire a vedere. Raga, avete. No, raga, spawnata una pecora marrone. Bisogno di semi per avere più grano possibile. Poi ho bisogno di legna. Immediatamente. Non ci sono scheletri. Dov'è il giorno? Appena viene il giorno andiamo in esplorazione. E andiamo dalla parte opposta a vedere cosa si trova.
No, parte opposta dell'isola, sempre dritti, vediamo cosa troviamo di bello. No, vabbè. Ma state scherzando? Ma c'è... Ma è pieno qua, a parte il mob che vogliamo evitare. Cioè, raga, ma... Abbiamo trovato i coralli! Primi coralli? Cioè, raga, abbiamo trovato tre navi. O quattro, ho già perso. Cioè, raga, non l'ho mai. Non l'ho mai trovato in vita mia. Tra isole trovo subito il mesa. Ma stiamo scherzando? Se non ho mai trovato, trovo qua così. Ma che bello! Subito. Stick. No, beh, raga. Cioè, non so se avete notato. Ma c'è un'altra barca qua. Cioè siamo a 5-6 barche nel raggio di... Quanto? Permesso. C'è una cesta. Magari mi metto qua sopra, magari... Abbiamo trovato le carote. Prendiamo aria. Le patate. Cioè, in teoria dalla parte opposta dovrebbero esserci un'altra cesta, in teoria. O no? Bellissima idea, potremmo fare il po'. Sì, con i blocchi poi faremo una pixel di un polipo. Deciso. Ho deciso, faremo una pixel di un polipo. Adesso mi butto un po' avanti e inizio a spianare, a costruire un po' la casa, poi vi mostrerò, magari prendo le pecore e inizio a dare una sistemazione a questa terra. Probabilmente questo terreno andrò a chiuderlo tutto e andrò a creare un'unica pianura perché... Ho sentito un Enderman lamentarsi. Vabbè. Niente, per questo episodio è tutto. Io vi saluto, vi ricordo di commentare con idee se avete idee, parlate sul grano, se avete idee di cosa posso fare, come ampliare l'isola, come, non so, sistemare, quali farm, soprattutto perché ovviamente è cambiato tutto. Se avete idee di farm, fatemelo sapere che farm e come si fanno, dove trovare il link per farle, perché... È un problema adesso, l'acqua non funziona più, quindi è una bella isola perché ho lo spawn di pecore, di musi asini, ho comunque un bel po' di prato verde, questa posso chiuderla e quindi fare tipo una piccola terraferma, un piccolo isolotto tutto mio, con la zona di bosco, le farme di cibo e tutto. Poi andrò sull'altra isola, farò magari la farma di alghe, visto che ci sono, visto posso fare la farma di alghe. Cioè posso fare un sacco, poi faremo l'acquario. Ve lo dico, faremo l'acquario, tipo un mega acquario gigante, tutto tropicale, con i pesci, i delfini, le tartarughe, i mob, tutto un mischiotto platonico. Andremo a esplorare tutti i relitti che ci sono e niente. Quindi queste sono le idee. Vi lascio con un saluto elettrizzante, iscrivetevi, commentate, condividete e lasciate tantissimi like. Ciao!